Un'opera del pittore Francis Bacon, dedicata ad un altro noto artista britannico, Lucian Freud, sarà battuta all'asta da Christie's New York e potrebbe raggiungere un prezzo da capogiro. Stiamo parlando dei tre studi di Lucian Freud, che si candida a rappresentare un record e che adesso è in mostra alla Christie's di Londra. L'ultimo trittico maggiore di Bacon, andato all'asta nel 2008 a New York, venne acquisito per 86 milioni di dollari. Era un'opera lontana da quelli che sono i suoi soggetti maggiori, come Lucian Freud. Quindi c'è da credere che questa nuova asta si concentri su una tela molto più interessante dal punto di vista commerciale, oltre ad essere meglio dipinta. Vi confesso la speranza che possa superare gli 86 milioni di dollari. L'opera, che sarà messa in vendita il 12 novembre, potrebbe battere quel record e possibilmente avvicinarsi ai 100 milioni di dollari. Il ritratto di Freud fu dipinto nel 1969, finora non era mai stato alienato. Il volto è sezionato in due, si nota il movimento della testa, lo spostamento del piede, tutto generato dal tocco del pennello. È veramente un'opera maestra di Bacon in termini di tecnica, quella che adoperava per dipingere i suoi grandi amici. Fra gli altri pezzi che andranno all'asta da Christie's, anche la Coca-Cola 3 di Andy Warhol, datata 1962. Seductive Girl di Roy Lichtenstein, quotata fra i 22 e i 28 milioni di dollari. Diego in camicia a quadri di Alberto Giacometti, valutata fra i 30 e i 50 milioni di dollari. Non manca una tela di Gerhard Richter, uno dei grandi artisti tedeschi.